Salve a tutti amanti del canale e bentornati a Darkside. Oggi un video in collaborazione con la pagina Instagram Benvenuti nell'Orrore. Se il genere vi interessa, trovate post e foto informativi proprio nella sua pagina, che trovate nella descrizione di questo video. Ed ora, cominciamo col video di oggi. 5 cose spaventose riprese dai droni. Al quinto posto troviamo un'inquietante scoperta fatta dal drone Fosavia, fatta nel lago artificiale di Bethesda, in California. Quasi invisibile vederlo passandoci da vicino, ma quando il drone fa il giro si nota benissimo una cascata all'interno dello stesso lago. Diamo un'occhiata più da vicino. Purtroppo, anche andandoci vicino, non è possibile vederne alla fine. Alcuni dicono che sia la conduttura verso il centro della Terra. In realtà, potrebbe essere uno sfilatore per il filtraggio dell'acqua, con lo scopo di tenere il lago pulito e non farlo evadere dagli argini. Facendo delle ricerche, si vede infatti il mega condotto costruito dagli ingegneri in passato. Ma, se non si conosce questa storia, uno sconosciuto potrebbe davvero pensare al paranormale? Alcuni ragazzi americani hanno creato un drone, un quadricottero per la precisione, con le sembianze di un gatto dagli occhi aperti. Guarda questo video e dimmi se non è tra le cose più disturbanti che abbia mai visto anche tu. Personalmente, non voglio neanche sapere come hanno fatto a farlo sembrare così vero. Al terzo posto, invece, vediamo due ragazzi che stanno usando il drone dalla loro macchina, in prossimità di una foresta. Uno dei due nota che la videocamera del drone ha ripreso qualcosa di strano tra gli alberi. A prima impressione pensano che sia un coyote, ma ecco cosa trovano. I due rimangono fissi ed immobili, e non mi spiego perché nessuno dei due faccia il giro col drone per una visuale migliore. Possibile che la creatura sia un terzo ragazzo travestito? Nella foresta dove si trovano non ci sono mai stati avvistamenti o report su strani incontri. Inoltre, perché hanno mandato prima un drone? Forse era già architettato. Ed ora passo la parola al mio amico. Mike Mumps è rimasto affascinato dalla leggenda di Clinton Road, una strada del New Jersey che si dice sia maledetta. Qui erano stati avvistati in passato alcuni psycho killer ed anche strani avvistamenti di spiriti. Lo youtuber Mike, dopo aver passato invano un'intera notte alla ricerca di qualche traccia, decide di mandare in avanscoperta il proprio drone. Ecco ciò che ne appare. Sulla Clinton Road appare una figura mascherata da clown che attacca scagliando una pietra contro il drone. Il velivolo sale in alto e schiva il colpo, ma la figura misteriosa si incammina nel bosco e si nasconde. È impossibile adesso avvistarla, fino a quando il clown lancia un'altra pietra e poi scompare di nuovo. Molto probabilmente questo è un video architettato, ma è una cosa sicura. In passato, su quella strada, davvero era successo qualcosa. Al primo posto abbiamo un video assolutamente reale. Matt Maniaci, un ragazzo che posta video su YouTube. Si trova vicino a una zona antiaerea, dove è vietato per legge oltrepassare il confine rosso che inquadra nel GPS. Matt ha sfidato la legge, ed ecco ciò che ne consegue. Il drone di Matt smette improvvisamente di rispondere ai comandi. Nel video si vede che il giovane prova a muovere il pulsante per farlo tornare indietro, ma il dispositivo si rifiuta. Potrebbe essere un jammer elettronico a basso livello, che blocca le frequenze elettromagnetiche, e se non è così, cosa blocca il drone dal muoversi? Ebbene, amico caro, anche per oggi è tutto. Ti invito a seguire anche i video più vecchi e a lasciare un commento. Ci vediamo presto qui, a Darkside!